Salve amici, bentornati nel canale Ricette Fai da Te. Controfreddo alle ossa, sintomi influenzali, febbre, dolori di testa e corpo durante l'inverno e non. Sappiamo cosa fare? La mia bisnonna diceva, un bicchiere di vino aiuta sempre. Oggi andiamo a fare il vino bollito, esattamente come lo faceva la mia bisnonna. Mettiamo un bicchiere di vino in un pentolino. Adesso possiamo aggiungere il miele, io non lo gradisco. Mettiamo sul fornello e da fuoco alto lasciamo riscaldare. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti. Dopo pochissimo il vino comincerà a bollire. Lasciate sobbollire per 3, massimo 4 minuti. Deve raggiungere un terzo del volume della quantità iniziale. Consiglio di fare questo metodo della nonna la sera, prima di andare a dormire. Appena raggiunto un terzo della quantità iniziale, spegniamo il fornello e mettiamo nel bicchiere. Ancora caldo, andiamo a bere. Senza miele sarà un po' aspro. Ma non fa niente, io lo desidero così perché voglio tutte le proprietà nutritive e curative del vino. Certo, anche il miele ha delle ottime proprietà curative. Ingredienti: 140 ml di vino rosso. Dopo aver finito di bere il vino bollito, vado a coricarmi e mi copro possibilmente con coperte di lana, magari anche due. Durante la notte suderò molto, moltissimo. Non fa niente, perché il giorno dopo sarò rinata completamente. I sintomi, la febbre, i dolori, il freddo saranno tutti svaniti e credetemi, è un'ottima ricetta che io uso per me e la mia famiglia. Grazie amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!